Lui è il mio drone FPV che utilizzo maggiormente. Oggi vi racconterò tutte le modifiche che ho apportato dopo avervelo fatto vedere nella guida del drone top di gamma. Ma prima facciamoci un voletto naturalmente. Bentornati in un nuovo video FPV. Oggi vi voglio raccontare le modifiche che sono andato ad apportare sul mio drone 5 pollici. Lui l'abbiamo costruito assieme nella guida top di gamma a dicembre. Se non avete ancora visto e siete interessati a costruirlo, vi lascio la scheda qua in alto. Cosa sono andato a cambiare? Sono andato a trasformarlo da 4S a 6S. Come ho fatto? Semplicissimo, ho cambiato i motori. Prima avevamo dei T-Motor da 2500 kW e ora abbiamo degli Xing, motori di altissima qualità e un prezzo minore rispetto ai T-Motor, super apprezzati, misura 2207 da 1700 kW. Sono motori appunto per batterie 6S, solitamente utilizzo le 1300 per brevi tragitti come oggi, mentre se voglio azzardare un po' di più utilizzo le 1500, sempre 6S. Ma per andare distanti ho dovuto fare un'altra modifica, come molti di voi avranno già notato, ovvero sono andato ad installare questa antenna per long range. Non è nient'altro che un'antenna più lunga, in modo tale che quando noi giriamo il drone per tornare verso di noi, l'antenna non sia schermata dal carbonio, dalla GoPro né dalla batteria ed è sempre in linea d'aria con le nostre antenne del nostro visore, e non dovremo più mettere la VTX a milliwatt assurdi, ma anche già solo con 25 milliwatt vi assicuro che coprirete distanze non indifferenti. Ovviamente non ci dovranno essere ostacoli tra il drone e noi. Ma che antenna ho scelto? Le mie preferite sono le Luminar AX2. In questo caso ho preso una Xilox AX2. Ho scoperto questa azienda che produce le antenne a Luminar, per cui è la stessa tecnologia ma costano la metà, e devo dire che
testandole ho notato che non c'è differenza tra le Lumenier e le Xilox, per cui super super approvate. E con queste due modifiche ho rivoluzionato il drone, è davvero la mia build preferita. Posso andare parecchio distante senza aver problemi di autonomia e soprattutto di segnale. Ve la consiglio assolutamente sì se avete già esperienza con i droni FPV e anche un buon budget, perché comunque la spesa di tutto il drone non è indifferente. Vi darà davvero grandi soddisfazioni. Spero che questo video vi sia stato utile e devo dire che con un'antenna del genere migliorate il segnale a qualsiasi tipo di drone FPV. Davvero super super consigliata. Se non mi seguite ancora su Instagram, cosa state aspettando? Vi aspetto in modo tale da interagire, e su Telegram per le migliori offerte, magari di componentistica, FPV e molto altro. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!